Mister, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, si ritorna dopo, purtroppo dobbiamo dire, l'ennesima sconfitta fuori casa. Hai parlato alla squadra, hai detto cosa pensavi, cosa ne hai colto da questa partita di Asco? Ho parlato alla squadra come lo faccio sempre, in modo sincero. Ho detto quello che pensavo e quello che penso, gliel'ho ribadito stamattina. Adesso però dobbiamo pensare al fatto che giochiamo in casa e per adesso, per la nostra storia, in casa è la nostra forza, quindi adesso dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare domani. Poi per le trasferte ci penseremo. Adesso l'obiettivo è a domani, è a 24 ore, quindi la determinazione, dato che la nostra storia dice questo, che in casa nostra la determinazione è sicuramente maggiore rispetto a fuori casa, domani dobbiamo far valere, dobbiamo continuare, anzi se possibile ancora con più veemenza far pesare il fatto che giochiamo in casa. Questa metamorfosi, se vogliamo chiamarla così, vabbè, tu giustamente penserai alla prossima di trasferta, però ecco, è strano che una squadra che in casa riesce a esprimersi su questi livelli, comunque sempre concentrata anche dal punto di vista difensivo, fuori casa perda anche le misure tante volte. Sì, è un dato di fatto, fuori casa non abbiamo dato la stessa sensazione di concretezza che diamo in casa e questo è sicuramente un aspetto che non va bene, non mi soddisfa, non soddisfa i giocatori. Quindi dovremo assolutamente dalla prossima partita, dopo quella di domani, cambiare. Non è ammissibile non riuscire a portare a casa punti, soprattutto poi con prestazioni che sono magari non straordinarie, ma in linea con quello che fanno le altre squadre. Quindi questo mi fa molto incazzare. Terza partita in una settimana, quando succede così ovviamente c'è da valutare lo stato fisico di chi hai fatto giocare due partite, di tutti, ma insomma specificatamente di chi hai fatto giocare due partite, come sta la squadra da questo punto di vista? Ma sta abbastanza bene, bene o male tutti hanno recuperato, è chiaro che chi ha giocato le due partite ha un carico fisico nettamente maggiore, oltre che anche mentale, perché poi tanto ci ha dato la partita di Perugia e tanto ci ha tolto quella di Ascoli, quindi anche questo è una cosa su cui dobbiamo fare i conti, però chi scenderà in campo domani sa che è una partita dove di nuovo dobbiamo far vedere quello che siamo sotto l'aspetto caratteriale, agonistico e di intelligenza tattica. Sia lo Spezia che il Cittadella pareggiano poco, hai visto, cioè, loro una volta, noi due, insomma, come, perché queste squadre, quelle partite vanno così, soprattutto tu parla per la tua squadra ovviamente. È statistica, sì, loro pareggiano poco, noi abbiamo pareggiato una partita col Venezia e quindi è un risultato che esce poco, ma perché per concetto non mi piace mai partire per pareggiare, quindi in questo senso la mia voglia deve essere la voglia della mia squadra, è quella sempre di vincere. È chiaro che nella gestione, nell'esperienza di una squadra ci deve essere anche la volontà di non perdere, quindi su questo è un aspetto che anche questo è migliorabile ed è da migliorare. Fino a quel gol che ha cambiato la partita ad Ascoli, insomma, che l'ha indirizzata, avevi però visto lo Spezia come l'avevi inteso, cioè volevi una squadra che comunque, insomma, tenesse bene il campo senza rischiare troppo, poi negli ultimi quarto d'ora magari anche con i cambi provare la zampata. Al di là di quel gol, insomma, almeno da quel punto di vista ti ritieni soddisfatto? La partita era stata preparata in questo modo. L'Ascoli non ha trovato soluzioni nel primo tempo, non ci ha mai tirato in porta. È vero che anche noi non abbiamo
creato tantissimo, abbiamo avuto due situazioni molto importanti che non abbiamo sfruttato, però l'inerzia della partita era quella, e nella mia testa c'era, intanto ero conscio che per le scelte che avevo fatto avrei dovuto cambiare, e nei cambi avevo preparato la partita per poterla risolvere nell'ultima mezz'ora. Purtroppo poi il gol subito ha cambiato quelli che erano i programmi, e pur creando situazioni non abbiamo creato troppe occasioni, tante situazioni ma non occasioni, e quindi in questo senso abbiamo peccato. Ovviamente ti facciamo anche una domanda sul tema della settimana, insomma Facebook è diventato un po' una discarica dei pensieri per molti aspetti, e ovviamente tu hai anche una storia per cui hai vissuto già situazioni difficili, molto più difficili di queste, insomma, cosa ne pensi e cosa pensi anche del fatto che il club si sia esposto comunque, perché poi fare un comunicato vuol dire anche renderlo pubblico a un vasto livello, no? Parto dal presupposto che i veri tifosi tifano, e su questo metto un punto e basta, e quindi in questo senso non ho nessun minimo dubbio. Il resto auguro sempre lunga vita a tutti, perché hanno la possibilità di vedere quello che una persona fa, quindi mi fermo qui. Mister, sulla formazione di domani, naturalmente sono stati allenamenti a porte chiuse, negli ultimi giorni non ti vorrai sbilanciare, o hai già un'idea di come può essere il modulo? Sul fatto del porte chiuse è normale, perché tutte le volte vedo che si va a mettere i puntini sul fatto che ci sono le porte chiuse, ma per 3 giorni a settimana le porte sono aperte, quindi tutti sono invitati a venire a vedere i nostri allenamenti. Per gli altri 2 giorni tutto il mondo fa così, quindi non vedo questo grande problema. Detto questo, per quanto riguarda la formazione ho abbastanza le idee chiare, è chiaro che qualcosa cambierò, ma giusto in funzione di quello che mi hanno detto questi 2 giorni post Ascoli. Per quanto riguarda il sistema di gioco non ho ancora deciso, ci prendiamo col mio staff tutto il tempo necessario, perché vogliamo cercare di sbagliare il meno possibile, in modo tale che da poter mettere i giocatori nella condizione migliore, consapevoli che loro sanno interpretare tutti e due i sistemi di gioco, e questo è già un passo in avanti, è già una certezza che non è cosa da poco. Non mi voglio sbilanciare, perché non mi sono sbilanciato con i giocatori, e quindi non mi sembra corretto non farlo prima con loro. Sicuramente qualcosa cambierà, ma non troppo. No, ma voglio dire, prego. Ma nel corso della partita il minutaggio aumenta. E può darsi che anche con il pubblico amico. No, Gherardino è uno come gli altri, nel senso che domani non partirà dall'inizio, però come in tutte le altre partite, se ci sarà la possibilità, se riterrò che le sue caratteristiche siano utili alla squadra, entrerà senza problemi. La scelta di farlo giocare martedì è perché voglio che Alberto raggiunga una condizione ottimale il più velocemente possibile. Questa condizione la raggiungi soltanto con le partite, altrimenti sarebbe arrivato a posto, perché si stava allenando da solo da 2 mesi. Quindi, però l'evidenza dice che fare una preparazione con una squadra ti dà la possibilità di essere in condizione, farla da solo non ti dà nessun tipo di condizione utile per affrontare una partita, e noi in questo senso abbiamo avuto di questi casi. Quindi per chiudere, una partita delicata, però in casa lo Spezia si è sempre espresso molto meglio rispetto a trasferta, del
Sì, Granossa e Marilungo saranno loro due gli attaccanti. Però anche Forte sta andando. Anche Okereke ha fatto bene, quindi giocheranno, loro due inizieranno come punte e poi dopo, in funzione del sistema di gioco, vedremo se far giocare Mastinu o qualche altro sottopunta, se faremo il 4-3-1-2 o altrimenti altre scelte. Grazie. Prego, grazie a lei. Cittadella è una squadra imprevedibile, no? Può vincere in casa, vincere fuori, perde ovunque, insomma, una squadra un po' particolare, però anche loro hanno fatto un po' di turnover martedì, nonostante questo, specie davanti, nonostante questo sono riusciti a vincere lo stesso e contro la prima in classifica, almeno al momento. Quindi è una squadra da tenere in considerazione, che fa un modulo che potresti fare anche tu, non ti vuoi sbilanciare, comunque te l'aspetti comunque con 4-3. Ho sempre giocato così, sì. Ha sempre giocato così. Ma il Cittadella ha in più di noi una cosa fondamentale. Giocano insieme da tanti anni, con lo stesso allenatore. Quindi hanno superato momenti di grande difficoltà per poi consolidare un gruppo di giocatori, un gruppo di lavoro, e quindi non è una cosa da sottovalutare. Quindi è una squadra che sa quello che deve fare, ma perché è una squadra che gioca assieme da tanto, quindi in questo senso è sicuramente avvantaggiata rispetto a noi, ma anche rispetto a tante altre squadre. Ha giocatori importanti d'attacco, giocatori che a me piacciono molto, sono giocatori bravi, che hanno dimostrato di saper fare gol sia in Lega Pro quando hanno vinto il campionato tre stagioni fa, sia in Serie B l'anno scorso. Quindi è una squadra da prendere con le molle, è una squadra che sa giocare bene, che fa sempre il 4-3-1-2 e poi magari cambia gli interpreti, però è una squadra che ha negli attacco centrale, nelle imbucate centrali, giocatori molto bravi in questo senso. Di Gennaro ci sarà? Sì, Di Gennaro domani giocherà, è rientrato anche Bolzoni e quindi ho ampia scelta. La risposta di Giorgi dopo l'oretta, 70 minuti che gli hai fatto fare? Sta a Gilardino, nel senso che anche lui è arrivato senza preparazione. Nel momento in cui gli stavamo dando minutaggio più che discreto, ha avuto questo problema muscolare che gli ha bloccato la crescita fisica e quindi siamo tornati indietro. Ha giocato, chiaramente ha giocato non nella condizione migliore che ci aspettiamo da parte di Giorgi, però è un giocatore che noi dobbiamo velocissimamente recuperare e mettere in condizione il più velocemente possibile, perché ha qualità, ha personalità, è un giocatore su cui puntiamo. Non voglio aggiungere altra, però insomma è giusto parlare di tutto, visto che Wande, a parte questi giorni che si trasferirà in Spagna per questi problemi personali, come procede anche il suo problema fisico, diciamo? Quando aveva recuperato settimana scorsa, oramai quasi completamente, quindi al contrario di quello che ho letto, Wande non era disponibile nelle due partite precedenti. Ha chiesto un permesso per motivi personali, cui non sono a conoscenza, e quindi dei suoi motivi, e quindi la società, come nella normalità, quando c'è una richiesta di questo tipo, ha accordato questo permesso. Ma non sarebbe stato disponibile comunque a livello fisico? Come, scusa? A livello fisico non sarebbe stato disponibile comunque? Magari sarebbe stato convocato, perché era da due settimane che... Questo, sì. Se sta bene... No, il giocatore era praticamente recuperato, però okay, purtroppo... Perfetto. Ma era recuperato questa settimana, non nelle altre settimane. No, l'avevi già detto la settimana scorsa. Lo so, però forse non parlo benissimo l'italiano, è per quello. Quindi nelle altre settimane non era recuperato. Questa settimana sarebbe stato convocato, però ha avuto questo problema. Però, sai, l'italiano è... Ok. Ha capito, no? No, io... Io sono sempre limpido, però... Le conferenze sono... si possono rivedere, no? Le trasmettiamo, le mettiamo, quindi uno può verificare quello che hai detto. No, è per quello, perché sono oggi ho cambiato solo la maglia perché fa un po' più freddo, ma sono sempre lo stesso, quindi... Ok.
Grazie. Grazie a voi.